Amici all'ascolto, buonasera ed eccoci comunque sempre con il nostro programma di Omnia News dentro la notizia, offrendo a voi, cari telespettatori, dei personaggi veramente al di sopra di ogni sospetto, personaggi illustri che li alterniamo passando dalla politica al campo degli spettacoli e adesso ci soffermiamo sul campo degli imprenditori. È con piacere veramente enorme che vi presento Totuccio Galati. Buonasera Buonasera, Totuccio. buonasera. Ecco, è che ha una caratteristica importante. È partito da Patti senza una lira, a 24 anni, adesso ce n'ha 60. Ebbene, è riuscito in tutto questo tempo a far emergere il suo ingegno, è il caso di dirlo, o se lo volete lo diciamo in siciliano, sogno, soprattutto pattese, e che ha Sicuramente. portato ad avere un fatturato di 1 milione di euro. Non solo, e questo siamo all'inizio, perché ha addirittura in mente di aumentare notevolmente il suo franchising, portandolo, creando 24 punti attivi e nello stesso tempo assumendo 400 persone, dando, avete capito bene, la possibilità di effettuare dei 400 posti di lavoro. Sta aprendo anche nella zona di tutta la Sicilia. A tal proposito, ha già un punto di riferimento che riguarda il pattese Alessio Allotta, l'ex consigliere comunale, e che sarà il capo di tutta la zona siciliana. Ma buongiorno Totuccio, e Buongiorno a allora te spiegaci la Carmelo. tua favola, perché è il caso di dirlo che si tratta di una favola. Partito da Patti a Allora, 24 anni. intanto saluto tutta Patti e grazie dell'invito che mi hai dato e l'opportunità che mi stai dando, essendo qui nei tuoi studi. Niente, io sono partito da Patti a 24 anni, mi sono trasferito a Pisa dove erano già da un anno i miei genitori. E poi ho aperto delle attività che ho chiuso nel 2007. Nel 2007 ho fatto vari tipi di lavoro, anche alla Piaggio, ho tagliato, non mi vergogno, l'erba anche nelle discariche e ho fatto altri tipi di lavoro pur di mangiare. Nel 2014 mi è venuto questo ingegno pattese, come mi fa piacere che sia così. E niente, siamo partiti così con l'idea di fare questo tipo di servizio, infilo aperto servizi, multiservizi. Di lì è iniziata la scalata, sono stato chiamato alla RAI, sono stato chiamato al Canale 5, sono stato a RAI 3, in tutte le televisioni private. Poi tutti i tipi di giornali, diciamo Tiscali un paio di volte, sul Milionaire, sul Fatto Quotidiano, sul Tirreno, La Nazione, Donna Moderna e tutto eccetera. Perfetto, Insomma, ecco, siamo il partiti tuo così luogo per praticamente in fila per te. servizi, Ecco, come ti è esatto. venuta questa idea che nel giro di di pochi anni Non è praticamente hai mica aumentato notevolmente il tuo fatturato tanto da portarlo a 1 milione di euro? Che cosa ho si tratta? aperto 24 punti di franchising. Piano piano, no? Ora Certo. diciamo che il boom si spera entro l'anno di concludere con Roma. Ci sono già i presupposti per aprire a Roma e poi altre città dove saremo presenti a breve tempo. Niente, è stato come dice l'ingegno, diciamo, quando siamo in difficoltà Ecco, ma qualcosa facciamolo bisogna fare. capire, telespettatori. Praticamente, voi tutti, e mi capita anche a voi come capita a noi, quando uno va a fare una fila alla posta o al banco, e parliamoci chiaro, c'è il problema del tempo, quindi, Noi diamo il ecco, nostro lui tempo. subito ha una persona in grado di fare quello che dovresti fare tu, ovviamente con qualche. Vabbè, Spiegaci però noi meglio questa abbiamo, ma situazione. no, Ecco perché, in anche fila per te questo, servizi. anche oltre questo noi abbiamo tanti, diciamo, piccoli lavoratori che in difficoltà anche loro con la Certo. partita IVA dove noi ci appoggiamo, diciamo muratori, elettricisti, falegnami, qualsiasi tipo di carpentiere, tutto quello che ci possa essere, dove noi ci appoggiamo a loro quando abbiamo bisogno che i clienti ci chiedono certi tipi di interventi. Oltre questo, diciamo che sono stato cercato da una grossa società della salute.
che si chiama, questo non lo sai, te lo dico ora, si chiama Geosalute Arte d'Antartide, dove ho firmato un contratto, no, dove noi saremo, loro saranno presenti nei punti dove c'è Infilaperti Servizi, dove si avvarranno dei nostri servizi che possiamo offrire per Quindi il già è un marchio rivenimento. Il registrato, nostro, tutto, sì, il quindi, nostro è certo. registrato, lo diamo in franchising. Diciamo, sono contentissimo di una cosa, di aver dato per patti, per me è un motivo di orgoglio. Io vorrei parlare in siciliano, però Ma non ti purtroppo, preoccupare, vai insomma, tranquillo. purtroppo ormai, diciamo, Beh, dopo certo. tanti anni che manco, però so parlarlo, ecco, insomma, non è che lo so parlare. Diciamo, io sono contentissimo di aver affidato il mio marchio a una persona valida che ho avuto modo di conoscere prima telefonicamente, poi è venuto a Pisa. Dove è rimasto lì da me un paio di giorni, ma io, questo si chiama il dottor Allotta Alessio, Pensa, a parte lo conoscono, che saluto quindi. cordialmente. Ieri sera mi ha invitato a cena, appena arrivato, subito via, mi ha invitato a cena. Ecco. E poi un'altra cosa che mi riempie sempre d'orgoglio è di avere affidato il marchio per tutta la Lombardia a un altro pattese doc. Se posso avere il nome? Si chiama Giuseppe Calabro. Perfetto. Giuseppe Ecco, in Calabro. pratica, questi giovani imprenditori, cosa devono fare per assumere, per dare spazio, lavoro ad altri disoccupati? Basta rimboccarsi le maniche Ecco, e il loro compito partire. di questi giovani quale dovrebbe essere? Dovuto cercare il lavoro. Noi abbiamo un servizio che va forte e sarebbe quello delle ricette mediche. Ricette mediche che diciamo innanzitutto che noi ci richiamo dal medico Perfetto. insomma, diciamo, con una delega delle persone insomma, che devono andare a fare la ricetta oppure impegnative, quello che possa essere. Noi andiamo dal medico, ritiriamo la ricetta, andiamo in farmacia, ritiriamo il farmaco e portiamo il farmaco a casa Bene, del ecco, paziente. come avete capito, cari telespettatori, è veramente una, come dire, c'è cioè un servizio che magari nessuno ci pensava. Questo Ma che Vattese persona. ci è riuscito, fatto, ed ha fatto anche la sua fortuna, ripeto, 1 milione di euro come fatturato e ancora siamo agli inizi. E praticamente però ecco il problema, come devono fare i cittadini che vogliono affidarsi a Ah questo no, la nostra servizio? segreta. Ecco. Per ogni franchising c'è un'email e c'è un numero telefonico Perfetto. dove le persone delle zone si affideranno, chiameranno il responsabile della zona. Io ora qui, insomma, penso che Vabbè, sia certo. solamente Alessio in questo momento. Sì. Poi abbiamo dei contatti a breve per Messina e Catania, le aperture dovrebbero essere a breve. E loro si attiveranno per i servizi che verranno richiesti. Ecco, cari telespettatori, a beneficio di quanto sta dicendo il nostro Tutuccio Galati, dobbiamo dire che già queste sedi sono operative a Pesaro, ad Urbino, Pescara, Chieti, Cremona, ma anche a Milano, Roma e Perugia. In pratica, Sassari, Sassari più alto, Nuoro, Nuoro, Pordenone, perfetto. aspetta, su 24 non me li ricordo tutti, Vabbè, ma però dico, insomma, già abbiamo diciamo detto che significa che già è un'iniziativa già Milano, collaudata, Milano. Milano, Monza, vabbè, ora non me li Non ricordo per tutti. niente ha suscitato anche l'interesse della RAI e di Canale Siena, 5, certo. Lucca. Pisa, la provincia di Pisa, ma siamo insomma, diciamo che Firenze, Prato, ecco. Ma in pratica il cittadino vorrei anche sapere come ti è nata questa idea. Appunto, Ma cerchiamo. quando sei senza soldi e sei senza da portare il mangiare a casa, niente, ti ingegni. Un giorno ero da un amico mio che lavora all'ufficio delle entrate e gli ho detto: Senti, Michele, a me mi è venuta questa idea qua. Tu cosa ne pensi? Io avrei, no, la volontà di fare una cosa. Sai, non è stato facile innanzitutto partire, però io ho avuto la fortuna di avere le conoscenze giuste, parliamo così anche a livello giornalistico, di conoscere il caporedattore del Tirreno di Pisa, Antonio Scuglia, di conoscere il caporedattore della Nazione, di Elisa Kapp. E dove io ho avuto una ventina di interviste sui giornali. E da lì è stato che dopo la prima intervista mi ha chiamato una mattina e di lì è cominciata la scalata.
Ecco, te lo ricordi il primo che si è offerto a lavorare con te? La prima persona? Che si è offerta a lavorare con Sì. me. Sono degli amici carissimi che Certo. fanno i giardinieri, che si chiamano Gazi Attilio, e di lì anche loro Ma onestamente ci facciamo. pensavo che poteva raggiungere Carmelo, questa. quando parti non sai mai dove arrivi e dove fai. Sai, la speranza è sempre di riuscire, se no allora insomma io vorrei invogliare i siciliani a ripartire, perché sarebbe per me un motivo di orgoglio ancora di più Certo. no? Da Pattese Doc, come io mi reputo. Io mi ricordo quando tu giocavi a pallone, quando tu allenavi, Accidenti, quando tu questo non lo eravi. sapevo, ma mi No, fa come piacere no? Beh, mi ricordarlo. ricordo tutto di te. No? Ok. Quando si è vinto il campionato di Serie D, si diceva olio, petrolio, benzina e minerale per battere la Pattesicciola nazionale, insomma. E io Mi andavo a stai vedere tutte facendo venire qualche brivido di le nostalgia. partite. Bene, tirami innanzi e nello stesso tempo praticamente queste 400 possibili assunzioni sono veramente un ottimo E ora qui, risultato. questo è anche un compito che avrà Alessio qui in Ecco, il compito di Sicilia. Alessio, spiega. Il compito di Alessio è semplice, ma è anche complicato. Ora lui deve fare una rete per ogni città, si spera, ma qui è un po' difficoltoso, magari ci sono delle realtà, diciamo, a parte le città, ma ci sono delle realtà, i paesi sono lontani uno dall'altro, magari fare dei piccoli gruppi di paesi dove ci saranno delle persone, ecco, interessate a questo tipo di servizio. Innanzitutto non è, ecco, un servizio che costa, per il dialogo costa tanti soldi, insomma è una cosa bassissima. Ormai, insomma, diciamo che l'importante è partire per noi. Ecco, se è possibile, dato che già siamo in una realtà concreta, ecco, il tuo sogno massimo, il tuo ideale, quale sarebbe? Dove vorresti arrivare? A parte ora conquistare Roma, la conquisteremo a breve. Ecco. Ma credo che per me dare l'opportunità a risvegliare la Sicilia e il mio territorio, Patti, innanzitutto, sarebbe, come ti ho detto prima, non per ripetermi, sarebbe un motivo veramente d'orgoglio. Ecco, Ecco, questo sì, certo. questo è. Praticamente quindi possiamo ribadire nuovamente, oltre che ormai questa è una realtà e quindi non ci sono dubbi, ecco, così, terra terra, per Dimmi. il ragazzo pattese che vorrebbe subito trovare un'occupazione, cosa deve fare? Oltre a mettersi in contatto con Alessio Arlotta, ma non solo pattese, anche di tutta la Sicilia, vogliamo Certo, chiare, certo, perché tanto grazie all'internet ci vedono certo. tutti, quindi, ecco, Certo, cosa deve fare? In parole povere. intanto contattare Alessio, che è Certo. importante. Ora Alessio credo a breve si adopererà a mettere il marchio in evidenza per tutta la Sicilia. Questa è questione, insomma, ormai diciamo è questione di qualche settimana e siamo pronti. E dove lì ci sarà un'email, poi lì dove ci sarà un telefono, niente, anziché Insomma. chiamare me, che per ora mi chiamano me, io ho avuto più di 400 richieste di apertura di Perfetto, di franchising, francese. Ecco. no? Informazioni, eh? Informazione, Però sì. ecco, più di Ecco, 400. un'altra domandina, proprio sempre a raso terra. Sì. Qual è il compito di questo ragazzo per avvicinare poi possibili, di quelle che vogliono offrire, cioè che non hanno tempo e vogliono subito. Ecco, come si devono Ma questa presentare? persona che Certo. cerca questo lavoro, Sì. deve avere requisiti innanzitutto Cioè, di presentarsi bene, morale, morale, tutto in sì, modo. perché con Geosalute Arte d'Antardide non ti dico che mi hanno chiesto il certificato penale, perché sono persone che si Certo. devono recare in casa di persone che sono allettate, che sono Certo. cose, insomma, Ecco, padre, io io faccio questa ci ho domanda messo la perché, faccia scusa, io. io faccio questa domanda perché con i tempi che corrono e con tutte Quello che ti queste dico, no, ma persone, ecco, come fa quella persona a fidarsi del tuo? con Ecco. Geosalute Arte d'Antartide, ognuno deve avere un cartellino di Importante riconoscimento, questo. certo. Beh, sai come oggi Ma quando ti c'è presenti una a truffa casa, veramente, quindi ecco. delle persone ci vuole, insomma, Questo ci ho è messo la faglia, importante. io ecco,
Questo ci ho messo la È faccia importante, io. questa è, diciamo che è la cosa fondamentale, Certo, perché certo. oggi come oggi, lo ripeto nuovamente, Lo so, la è realtà, la ma non è realtà del sud, purtroppo è ma è che, da sì, tutte le ma da tutte parti, parti da non te, c'è, non c'è, che non, le non... truffe sono all'ordine del giorno, Purtroppo è così. quindi Purtroppo l'unica cosa non... veramente da stare attenti Sì, è questo, come presentarsi, sì, la moralità certo, è la cosa che volendo. cerchiamo e anche la professionalità, insomma, non possiamo mandare a casa delle persone gente che è incompetente per quel tipo di... Se uno chiama un elettricista, deve essere qualificato, no, per fare quel Perfetto, tipo di lavoro là, certo. no? Carmelo, insomma, io è 2 anni che ci lavoro e ho portato sempre persone valide, sono sempre più persone che si avvicinano a fare... Benedetto, oggi ero in piazza, che ti aspettavo, mi ha chiamato Treviso, mi ha chiamato ora un'altra città, non mi ricordo qual era, poi mi ha richiamato Roma, poi c'ho anche un direttore commerciale a Perugia che si chiama Dottor Marcaglietti, dove... ecco, e poi vi volevo dire di Giuseppe Calabro, che oltre ad essere responsabile della Lombardia, è responsabile del marketing di Fila Aperte e Servizi, a cui vanno i miei ringraziamenti per il logo che è stato scelto, l'hanno In fatto loro. conclusione, della nostra bella chiacchierata, ma anche a beneficio dei nostri telespettatori, Sì. che possibilmente in molti non sapevano che esisteva questa nuova Realtà, sì. attività, ecco, se ci dimentichiamo qualcosa, se tu vuoi, mi Noi sembra che abbiamo detto noi siamo sempre a disposizione, Alessio sarà a tutto. Ecco, disposizione. possibilmente in modo da poter dare, magari le diamo noi o qualche altro, le Ma mail, io tutti i numeri a credo, disposizione, in modo da fare una pubblicità, in modo certo. da... Comunque l'email Certo. sarà sempre in fila per te, chiocciola, poi non lo so, Va Gmail, bene, questo che gli metterà ecco. Certo. Alessio, che vorrà, che chiederà, che crederà opportuno mettere il suo numero telefonico e che Dio ci assista e che assista tutte quelle persone che sono in difficoltà. Bene, ancora una volta abbiamo dimostrato, anzi ha dimostrato, che quando c'è... Ma io vorrei Sì, davvero dare dimmi. la mano a Patti, Appunto. Patti perché io sono pattese, Certo. ma per la Sicilia, perché insomma, diciamo che... Ecco, mi piacerebbe davvero, ecco, che si svegliasse l'economia, che le potenzialità ci Ecco, sono, a ecco, insomma. proposito, dato che mi hai accennato a questa problematica, positiva chiaramente, ecco, che cosa potresti fare per la città di Patti? Potresti aprire qualche punto proprio... Patti c'è Sì, no, già dico, la oltre a possibilità. questo, qualche altra attività. Tu sai, ultimamente si sono chiuse delle fabbriche, quindi come per esempio la famosa fabbrica Caleca, purtroppo, Sì, delle ceramiche ed altro. Ecco, guarda che se c'è... gli impianti elettrici nel Sì, me fabbrica l'avevano detto che Caleca le avevi l'ho fatte tu. fatte io Ecco. insieme al babbo di Alessio, Arlotta, i Allora, forni, mi certo. ricordo tutto quello che c'era da Ecco, fare. se c'è qualcosa da Ora vedremo, poter... ne parleremo con calma Va un bene. po'. Ma poi anche bisognerebbe anche se svegliasse il calcio pattese, che no, io l'ho A lasciato chi lo a dici? chi l'ho Intanto ti posso lasciato. dare una buona notizia, almeno ci ha detto il sindaco che entro gennaio finalmente la tribuna sarà nuovamente agibile, quindi Io il mi campo lo ricordo abbiamo. che prima di inaugurare, io mi ricordo le partite qui vicino al campo Gepi Farà, come si chiamava qui? Ma comunque quello di Marina di Patti te lo Di ricordi, Mare, no? quello là, Quello che poi c'è qua vicino, no? qui Che vicino, c'era. poi siamo Certo. andati laggiù a Coso, a Case Nuove. Casermo, Io sì, mi adesso è ricordo che ancora là. Sergio Cangemi, Sì. senti cosa mi ricordo, Sì, Sergio dimmi. Cangemi per la prima partita di inaugurazione si è messo sul rullo. Per schiacciare il campo, per Bei ricordi, ringraziare, sì, bei beh. ricordi, ma io non ne Mi fai perderò mai. venire i brividi ancora una volta. Bene, mi sembra che abbiamo detto tutto e allora che Va dire? Grazie, auguriamo nuovamente al pattese. E questo è anche, è caso dirlo, ne abbiamo un 2-3, non di più. L'altro è Ruggeri, l'altro non me lo ricordo, insomma, che stanno portando Ma avanti a Pisa il c'è nome tanto, della c'è città di tanto. Patti e quindi è giusto fare i più classici in bocca al lupo e nello stesso tempo ringraziare voi, cari telespettatori, per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.